Che gran serata, amici. Stiamo vivendo delle emozioni interessanti parlando di un po' tutto, e quindi a questo punto, come ho già preannunciato, diamo uno sguardo anche a quelle che sono le altre caratteristiche dei mestieri e quindi di quelli che sono le realizzazioni. Ho già in diretta il nostro amico Corrado Azzolini. Buonasera, Corrado. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie intanto di essere presente in questa Grazie nostra trasmissione. Voglio leggere una breve scheda che ti riguarda con Ninfa. Corrado Azzolini, produttore cinematografico, amministratore, ultimo film prodotto è La ragazza dei miei sogni, un urban fantasy diretto da Saverio Di Biagio. Ultimo film uscito è Nomi e cognomi, un film drammatico diretto da Sebastiano Rizzo con Enrico Loverso e Maria Grazia Cucinotta. Al momento l'azienda è impegnata in due coproduzioni, La sindrome di Antonio, diretto da Claudio Rossini Massimi, e Tulip, diretto da Marlene Gorris, Oscar per L'albero di Antonio nel 96. Le riprese inizieranno ora, ad ottobre. Bene, bene, Corrado, quindi presumo che sei molto impegnato. Sì, abbastanza, abbastanza. Ecco, siamo riusciti. Noi abbiamo ci occupiamo sia di produzione che di distribuzione, quindi facciamo un po' di cose nell'ambito cinematografico, entrambe complementari e utili tra loro. Certo, sicuramente una crescita parallela, perché comunque dà poi un prodotto finito grazie anche al vostro lavoro. Sì, sì, assolutamente. Ecco, noi tra l'altro abbiamo un po', tra un po' avremo anche Peppe Giuffrida, che è un cantante, però vorrei parlare un po' di questo film, Nome e cognomi, caro Corrado. Sì, Nome e cognomi è stato un film che abbiamo prodotto l'anno scorso ed ha un legame particolare con la Sicilia, perché è un'avventura iniziata proprio con Peppe Giuffrida, che è un ragazzo catanese, un cantautore catanese. E con Peppe ha composto un brano sulla figura di Pippo Fava alcuni anni fa, ce l'ha fatto ascoltare, ci è piaciuto tantissimo, si chiama Passa la Banda, e dopo aver sentito questo brano abbiamo realizzato un cortometraggio che si chiama La Ricotta e Caffè, sulla figura di Pippo Fava. Ecco, certamente un personaggio importante per noi siciliani, hai detto proprio bene. Sì, un personaggio importante, ecco perché poi dopo abbiamo cercato di realizzare un film che si ispirasse a chi come Fava ha dedicato la propria vita all'onestà intellettuale e alla correttezza di informazione, quindi un film dedicato a tutti i giornalisti. Il film è uscito lo scorso maggio, è andato abbastanza bene. Adesso in questi giorni è uscito, il 20 ottobre esce l'home video in tutti i negozi, in questo momento è possibile noleggiarlo. Ecco insomma, invitiamo, perché comunque è un film profondo, e sicuramente Corrado qui può indicarci proprio di guardarlo, di vederlo. Sì, sicuramente un film importante, un film difficile. Chiaramente affrontare certe tematiche non è semplice, ci vuole anche un po' di coraggio, perché purtroppo in Italia siamo abituati a vedere le commedie, e difficilmente riusciamo invece ad accettare di vedere film invece che fanno riflettere. Questa è importante, questa frase che hai detto veramente da sottolineare, perché fa capire realmente cosa c'è come differenza, ed non è poco, hai pienamente ragione. E Corrado, relativamente invece ai nostri giorni, si parlava già di una produzione che ormai cioè è in fase lavorativa, ma che ormai dovrebbe poi vedere la luce a breve. Sì, noi il 19 di ottobre partiamo con questo film, che è un film cui titolo è Tulips, Tulipani. È un film importante per noi, sicuramente la produzione più importante che abbiamo realizzato fino ad ora, perché alla regia c'è un premio Oscar come Marlene Gorris, e capite bene che lavorare con un premio Oscar è un po' un'emozione per tutti. Certo. È un film ambientato negli anni 50, quindi a dopoguerra, una storia italiana in cui stasera, se volete, posso dirvi in anteprima anche alcuni nomi del cast, che possiamo ufficializzarli. Certo. Avremo Giancarlo Giannini, Donatella Finocchiaro e Giorgio Pasotti. Questi sono i nomi che posso dirvi, ma ce ne saranno altri che annunceremo più là. Ecco, bello, questa è una cosa che noi gradiamo tantissimo. Siete i primi a cui lo dico, quindi insomma, in assoluto. Bella, bella questa cosa qui. Corrado, noi ti facciamo sicuramente un in bocca al lupo sempre per il tuo lavoro, ti ricordiamo sempre che quando vuoi siamo disponibili, e speriamo che quella tua sorpresa possa vedere la luce nell'anno nuovo, quando tornerà questa protagonista importante, speriamo. Sì, sicuramente. Ci proviamo, nuovo, dai. Ecco, insomma. Almeno questo, ci proviamo. Ok, Corrado, voglio ringraziarti ancora una volta e augurarti una buona serata. Grazie anche a voi, buona serata a tutti. Ciao, Corrado. Ciao, grazie.